secondo Crew 2, Ubisoft intende seguire la scia del primo capitolo, creando un nuovo ibrido tra le meccaniche di un gioco di guida e quelle di un MMO. Questo sequel prova ad offrire un'esperienza ancora più varia, profonda e appassionante rispetto allo scorso episodio, senza ovviamente allontanarsi in alcun modo dalla sua anima arcade. Torneremo così a correre ancora una volta per gli Stati Uniti d'America, fra metropoli a neon pullulanti di grattacieli e maestosi spazi aperti dominati dalla natura. Nell'universo di The Crew 2, le città si trasformano in parchi giochi a quattro ruote, con un'ambientazione pronta a piegarsi alle esigenze di chi guida. La trama abbandona l'atmosfera parzialmente seriosa che contraddistingueva il precedente capitolo, in favore di un approccio ancora più leggero e scanzonato. Tutto è infatti costruito attorno a Live, una compagnia di intrattenimento estremo che sta trasformando USA in una sorta di gigantesco set per le platee di tutto il mondo. Toccherà a noi, nei panni del più classico dei novellini, confrontarci con i migliori piloti sulla scena, scalare i ranghi di gradimento e puntare infine alla gloria. Per farlo, dovremo dare il meglio di noi stessi all'interno di quattro diverse discipline. Anzitutto troviamo il freestyle, nel quale dar prova della nostra abilità esibendoci in manovre mozzafiato. Dopodiché ci aspetta lo street racing, una competizione che vive di adrenalina metropolitana e di gare su circuiti cittadini. Ai piloti più esperti è poi dedicato il pro racing, dove occorre studiare ogni curva e la traiettoria perfetta. Infine non manca l'off-road, ossia una serie di gare dove si corre tra fango, polvere e panorami selvaggi. Come facilmente intuibile, la libertà concessa al giocatore è uno dei maggiori punti di forza di The Crew 2. Nella sua natura free roaming si respira il piacere di lanciarsi a tutto gas fra le strade della Grande Mela, alternandoci con la pressione di un tasto al controllo di diversi mezzi, dalle auto fino agli aerei. In questo modo, The Crew 2 sa regalare momenti di puro spettacolo, anche in virtù di un modello di guida tutt'altro che esigente. Ogni nostra azione ci permetterà inoltre di ottenere nuovi follower, ossia l'unico strumento per sbloccare i vari contenuti del gioco, che spaziano da inedite attività a migliorie per le auto già sbloccate, passando per i crediti da investire nell'acquisto di bolidi e di elementi dedicati alla personalizzazione. Sulla scia del predecessore, The Crew 2 resta un racing game fortemente votato al multiplayer. Sulla mappa, infatti, vedremo comparire una moltitudine di icone legate ai vari eventi disponibili, in cui potremo cimentarci in un adrenalinico ed esaltante testa a testa contro un altro giocatore. Tra le quattro categorie ci sono parse meno coinvolgenti le sfide di freestyle con gli aerei, che sembrano imporre pochissima interazione con gli avversari, chiedendoci soprattutto di attivare qualche manovra acrobatica in solitaria per poi confrontare alla fine i rispettivi punteggi. Per quanto riguarda il comparto tecnico, abbiamo potuto provare The Crew 2 su Xbox One X in 4K. Tra tramonti evocativi che esaltano il notevole sistema di illuminazione e un'interfaccia pulita ed elegante, il colpo d'occhio complessivo non è affatto male. Sono ovviamente i modelli delle vetture a fare la differenza, mentre la qualità generale si dimostra purtroppo abbastanza altalenante. Alcune ambientazioni sono infatti più dettagliate di altre e le scene di intermezzo allo stato attuale ci sono parse decisamente poco rifinite. Con la sua colorata atmosfera da festival e il suo tono spensierato tipico dei giochi arcade, The Crew 2 si propone come una celebrazione degli sport motoristici a 360 gradi, capace di distinguersi e di brillare soprattutto per la varietà dell'offerta ludica, resa ancora più ricca dall'inclusione di veicoli aerei e acquatici. Questi ultimi, tuttavia, danno l'impressione di essere semplici extra inseriti per rendere il titolo ancora più spettacolare e denso sul piano contenutistico. I nuovi mezzi, infatti, non saranno delle effettive alternative alle auto, le quali sono e restano il vero fulcro del gioco. Per scoprire tutto quello che The Crew 2 ha in serbo per i piloti virtuali, dovremo comunque attendere il prossimo 29 giugno, data in cui questo sequel sfreccerà finalmente su console e PC.